Ragazzi, buongiorno. Comincio così il mio primo buongiorno, provando a dare un significato più profondo a questa mascherina. Una mascherina che per molti di voi allenta la paura, per qualcun altro è puro impedimento, fastidio, per qualcun altro ancora significa chiusura, ostacolo, un qualcosa che non ci permette di condividere l'emozione. Eppure, se guardate bene queste foto, le emozioni sono decisamente visibili. Potrete certamente vedere i vostri sguardi complici, noterete sicuramente la felicità di mio figlio, il suo primo giorno post lockdown, lo sguardo amorevole di una mamma, la felicità di un paziente che sta per essere dimesso. E io vi posso certamente testimoniare che in queste poche settimane di sguardi che trasmettevano emozioni ne ho incontrati parecchi. Ho incontrato occhi pensierosi, a tratti tristi di chi ha ricevuto una delusione personale. Riesco ancora a vedere il timore di un'interrogazione e soprattutto, fortunatamente mi viene da dire, incontro spesso lo sguardo spensierato di molti di voi e a volte quello sonnato tipico della prima ora. E sapete perché? Con le labbra possiamo mostrare sorrisi anche se dentro siamo tristi o preoccupati. Ma con gli occhi non si può. Gli occhi, cari ragazzi, non mentono. E allora vi lascio con questa frase di un insegnante a me molto caro, al quale faccio spesso riferimento, che dice così: ci sono due modi per guardare il volto di una persona. Uno è guardare gli occhi come parte del volto. L'altro è guardare gli occhi e basta, come se fossero il volto. Perché gli occhi sono una vita in miniatura. Allora, cari ragazzi, io vi auguro di cogliere quella vita in miniatura che ognuno di voi può raccontare, al di là di una necessaria mascherina.